Questo sono io che rubo tutte le moto degli elementi allo Santos. E queste sono le moto che miliardari e imprenditori tengono nascoste. Prototipi che possono volare, gestire i terremoti e molto altro. Oggi io e Alice andremo a rubarle tutte. Ok ragazzi, quindi mi ha chiesto di incontrarla esattamente qua sul molo di Los Santos. Cos'è? Great Ocean Highway, adesso sinceramente non lo so. Dovrebbe essere lei vestita da scuba, cioè da sub. Ma che caspita sta succedendo? Oh mio Dio. Ciao, come stai? Ciao Roberto, tutto bene, tu? Io anche abbastanza bene. Che cosa ci fai qua vestita così da sub in mezzo alla spiaggia così? Cioè, incredibile, dimmi. Senti, stavo facendo sub, come puoi vedere, e ho trovato un bunker sottomarino proprio là. Un bunker sottomarino? In che senso? Sì, cioè, secondo me può esserci qualcosa di interessante. Bene, qualcosa da rubare, mi piace, perfetto. Allora, guidami che non vedo l'ora, ma ho bisogno di attrezzature da sub. Sì. No! Ti presto la mia se vuoi. Ok, grazie. Andiamo allora, vieni, sali su. Chissà che cosa caspita potrebbe esserci lì, ma intanto sali perché un bunker sotterraneo, secondo me è qualche idea di qualche miliardario o qualcosa di simile, ma non saprei sinceramente. Non ho mai sentito parlare di un bunker sotterraneo, soprattutto in questa parte di città, quindi è molto strano. È una parte segreta. Nessuno sa che c'è un bunker là, l'ho trovato solo io. Ok, allora, questo è il tuo gommone? Oh, è il mio gommoncino. Andiamo, dai. Vieni, salta su. Okay. Allora mi fido, laggiù dell'isola. Sì, esatto, su quell'isola lì. Ok. Allora, vediamo un po' che cosa caspita hanno fatto lì, ma secondo me c'è qualche segreto militare. Cosa ti sembrava? Una roba militare o qualcosa di qualche miliardario? Qualcosa di... Non so perché è interessante. Non lo so, perché era una cosa strana, allora ho pensato a te. Ok, hai fatto bene a chiamare me. Allora, dove esattamente devo andare qui? C'è una casetta sull'isola, quindi è un po'... Sì, gira ancora un po'. Sì? Esattamente qua. Qua? Ah, c'è... Oddio, sì. Ma c'è una porta nemmeno troppo nascosta. Ok, che facciamo? Lasciamo qua il gommone e entriamo a nuoto o andiamo direttamente lì vicino? Ho paura che ci siano telecamere di sicurezza o cose strane. Ok, proviamoci lo stesso, aspetta. Proviamo. Vediamo un po' che cosa succede se entriamo dentro. Oh, si è aperto! Oddio. Ok, non ci credo. È a riconoscimento. Oh, cavolo, ma dove caspita siamo finiti? Tu non eri ancora entrata. Aspetta. No! C'è una telecamera di sicurezza lì che ci sta puntando. Oddio, meno male che tu hai ancora la maschera, aspetta. Appunto, fammi mettere la maschera prima di fare... Ok. Fammi mettere un attimo una maschera così siamo a posto. Ok, ho una maschera, non dovrebbero vedermi adesso. Oh mio Dio, ma dove cavolo siamo finiti? Oh, qua c'è un po' la marea alta però. Ok, proviamo a scendere, che dici? Oh, lasciamolo qui e proviamo a scendere. Vediamo che cosa caspita si nasconde qua dentro. Oh mamma, ma è un posto militare. Sicuramente un posto militare questo. Vediamo se riusciamo ad hackerare il terminale così da poter entrare all'interno dell'edificio. Non serve nemmeno! Cioè, hanno aperto la porta, ma... Wow! Oddio! Oh, ok. Attenta, non si sa chi potrebbe nascondersi in questo edificio, quindi è meglio che ce ne andiamo tranquilli e non destiamo troppi sospetti, anche se è pieno di telecamera, ma almeno non ci facciamo vedere in faccia. Guarda! Guarda laggiù cosa c'è! C'è tipo una mappa segnata con qualcosa, la vedi? È vero, la vedo. Oddio, qua stanno pianificando qualcosa. Non c'è nessuno, per fortuna. La mappa del tesoro. E chissà se è del tesoro, non ne ho idea, ma nel senso... Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto? Van Route. Ah, quindi è la strada di un furgone anche. C'è qualcosa di stranissimo qui. Vediamo se riusciamo a trovare degli accessi. Prova a guardare dall'altra parte. Ok, tu esplora quella stanza, io provo da questa parte. C'è una borsa. E anche qua è pieno di borse. Sembra che siano degli uomini, tanti uomini, che gestiscono questa missione. Ci sono dei fogli compilati. Ok, prendine alcuni e andiamocene via di qua, direi. Presi? Sì, presi. Ok, vieni qua nel corridoio. Andiamocene via prima che arrivi qualcuno. Muoviti, che se no arriva qualcuno, dai. Aspetta, ci sono dei modellini, ci sono robe strane, non capisco. Arrivo. Dai, muoviti, dai. Andiamo. Aiuto. Oh mio Dio, qua rischiamo tantissimo. Perché se... C'è uno squalo! Oddio, come uno squalo? Dietro il... Oddio, ma... È strano, è tipo fatto di metallo. Lo vedi? Oh mio Dio, sì. Era sott'acqua prima, mi sa. Adesso io non vorrei mandare te a controllare, però effettivamente qua c'è qualcosa... Aspetta, mi butto io. Oddio, è uno squalo veramente! Non ci credo.
È tipo qualche specie di tecnologia strana. Forse è questo che stavano cercando di nascondere. Proviamo a vedere se riesco ad avvicinarmi un po' al... È strano. Ehi, Alice, vieni qua! Che arrivo! Ho trovato una cosa stranissima! Quello squalo lì è tipo fatto di metallo, ma mi ci posso avvicinare, forse? È stranissimo! E attenzione! Sì, sì, sì! Oh, guarda! Oddio! Non ci credo! Che cosa caspita è successo? Sto guidando letteralmente la... Oh, cavolo, aspetta! Prova a salire qua sopra! Vedi se riesci a salire! C'erano... Arrivo! Mi sto arrivando! Oh, cavolo! Oh, mio Dio! Ah, cavolo! Roberto, Roberto! Sei vivo? Respiri? Oddio, sì! Oddio, oddio! Eccomi! Devo portarti in ospedale? No, no, tranquilla, aspetta un attimo, mi riprendo! Mi è caduto addosso! Ah, ma l'hai portato fino qua? Sì! Oh mio Dio, l'hai letteralmente rubato dal... Oh, wow! Ok. Sì, perché era una scoperta troppo interessante. Ah, ok. Mio Dio, guarda qua che cosa hanno creato! Cioè, tu sei venuta sopra l'acqua o sotto l'acqua con questo? Sotto, sotto. Sotto l'acqua! Non ci posso credere, è un'invenzione incredibile! È la moto dell'acqua! Sai che cosa mi è venuto in mente adesso, Alice? Cosa potremmo fare? Io conosco qualcuno che ha invece una moto che vola. Ah! Ti giuro! Conosco un miliardario che ha una villa qua vicino che ha una moto che vola, quindi forse potremmo rubare tutti i veicoli, le moto, degli elementi. Bello! Che ci dici? Sto! Ci stai? Lo facciamo? Lo facciamo! Andiamo allora, questa la mettiamo al sicuro, fammi vedere come funziona intanto perché non ne ho ancora idea. Mi è caduta addosso, adesso cerchiamo di avere un po' di trauma, ma... cavolo, l'hai incastrata per bene qui. Ok, sono riuscito a disincastrarla. Mio Dio, ragazzi, ma che cos'è? Ma com'è che va così veloce? Ok, adesso ho capito che... Non ci posso credere, mi sono ribaltato di nuovo. Ok, vedi esattamente laggiù, sopra quel tetto dove c'è il rooftop, l'attico più di lusso di tutta Los Santos? Quasi. Bello, sì. Ecco, bene, là sopra si nasconde la moto volante. Ora, è una persona che conosco, è un amico miliardario, multimiliardario, che ha fatto costruire quel prototipo e si trova lassù, ogni tanto ci vola, ma dobbiamo rubarglielo, che dici? Va bene, va bene. Ok, allora, qualche idea su come rubarlo lassù? Dobbiamo conquistare il suo cuore prima? Ah, su quello ci puoi pensare tu, volendo. Effettivamente è una buona idea, che dici? Allora, facciamo una cosa. Presentati alla porta, poi quando mi dai il via libera io salgo e 4-4 rubiamo la moto, ok? Perfetto. Vai, allora vai. Oh mio Dio, eccola lassù! Mi sta salutando, non ci credo! Pronto, mi senti? Sì, ti sento! Eccomi, ce l'ho fatta! Cioè, sei riuscita ad arrivare lassù, ma hai incontrato qualcuno? Signore, il proprietario. Non ci posso credere. Hai già visto la moto? Forse l'ho intravista. Oh, ok. Beh, è fattibile rubarla? Cioè, riesci a prenderla? Ah, devo rubarla io? No, vabbè, la rubo io se non te la senti. Non lo so, che cosa bisogna fare? Non la vedo, io non so com'è. Mandami una foto, se no. Vieni su tu, che io non ho voglia di rubarla. Sì, ma spiegami un attimo solo com'è messa questa moto. Ma è molto bella. Ok, ma è rubabile o no? Si posso volare via o come funziona? Sì, è una moto volante. Ah, ok, certo, la vedi quindi da lì? Vista, sì, l'ho intravista. Ah, ok. Ok, ragazzi, sembra che questo sia un accesso all'edificio. Come vedete là sopra ci sono tutti i piani con sopra il rooftop. Quindi adesso devo cercare di entrare e fare la stessa cosa che ha fatto lei, però non facendomi vedere e forse anche mettendo KO qualcuno, non uccidendo nessuno. Perché sapete che non mi piace uccidere le persone, ma sicuramente... c'è l'ascensore qua. Ah, ok. Basta che seleziono il piano, va bene. Ok. Piano, ragazzi, sono entrato all'interno dell'edificio. Come vedete, guardate che vista che c'è incredibile sullo Santos. Oh, la palla. Ops, la palla. Allora, cosa devo fare, ragazzi, per riuscire ad arrivare sul tetto? Non ne ho la più pallida idea, ma per ora non vedo sinceramente nessuno di preoccupante. Qua è abbastanza libera la situazione. Dovrei riuscire poi a togliere il blocco. Oh, mio Dio. Ok, non c'è nessuno per ora. Togliere il blocco alla moto e credo di poter volare via da lì.
Allora, fatemi salire le scale qui, anche se sinceramente mi sto preoccupando perché lei ha detto che c'erano delle persone e c'era il proprietario. Ok, lentamente, lentamente. Lì ci sono delle scale che salgono, quindi forse è il momento giusto. Credo che ci sia il proprietario lì. Oh mio Dio. Ok, come faccio a non farmi vedere? Devo aspettare che cambi stanza, forse? Oddio. Ok, stai molto attento a quello che fai, Super, perché se sbagli qualcosa è la fine. Oh mio Dio, ok. Sembra che se ne stia andando dall'altra parte lì della dispensa. Quindi forse è il mio momento per... sì, è il mio momento. Ok, via, 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 via. Non mi sta guardando. Perfetto. Vediamo se queste scale sono quelle giuste o forse devo prendere un altro ascensore. Non ne ho idea. È una casa che è un labirinto questa. Ok, proviamo ad andare ancora più sopra. Io credo che più su vado e più mi avvicino al tetto, giusto? Ok, sì. Oh mio Dio, sì. Sono in cima. La vedo, eccola lì, eccola lì la moto. Ok, aspettate che mi avvicino verso di lei. Ok, psst, Alice. Dimmi, dove sono? Sono dietro di te, girati. Ehi, hey, visto, hey, sono arrivo qua. Sì, sì, vieni qua, vieni nel cespuglio. Non so se ci sono telecamere, io non posso farmi vedere. Tu anche sì, perché sei entrata letteralmente senza nessun problema, ma io... Aspetta, quella è la moto volante, ok? Quella lì. Quella, sì. Vieni, 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 vieni. Oh mio Dio, stiamo per rubarla. Vieni, vieni, vieni. Che cosa caspita è questa cosa qui? Ma la vedi? È tipo una moto drago con le ali. È la, è la moto dell'aria questa. Ok, prova a salirci, eh. Ok, sì. Vedi se ci riesci a salire anche tu. Perché c'è uno spazietto, ma non so se ci stai. Forse. No. No, non ci stai. Ok, allora facciamo così. Ci troviamo al mio coso segreto, no? Dove lascio tutto al bunker. Tu scendi dalle scalette, tanto a te ti conosce e va tutto bene. Io cercherò di volare via con questo, ok? Va bene, va bene, ok. Vai, vediamo giù. Sì, sì, sto attento. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ok, ragazzi, prova a volare, eh? 3, 2, 1. Oh, wow! Ok, sto volando? No, 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 sì, sto volando! Sto volando! Non ci credo! Oh mio Dio! Bellissimo! Oh, ok, però devo un attimo capire come funziona. Ma sto letteralmente volando. Non ci credo che siamo riusciti a rubare. Oh, caspita! Meno male che la sabbia non è così dura. Oddio. Scusa Alice, ma che cosa ci facciamo qui? Siamo nel bel mezzo del deserto. Cos'è questa installazione d'arte qui? Devi parlare con una persona. Per questo siamo qua. Una persona? Ha qualche tipo di informazione per me? Sempre sulle moto elementari. Fammi vedere. Probabilmente sì. Ok, allora. Quello lì sembrerebbe essere... Oddio, una specie di pazzo, è lui con cui dobbiamo parlare? Esatto. Oh, ho un po' paura. Solo tu le trovi le persone così. Ehi, salve, mi ha mandato Alice qui. Sembra che lei abbia delle informazioni per me, giusto? Chi saresti tu, straniero? Mi chiamo Roberto Rone e lei è Alice. Senti, siamo qua perché volevo chiederti una cosa. Sai qualcosa su una moto elementale del fuoco, credo? Sì, certo. Ma ti costerà caro. Cosa devo fare? Alla fine voglio sapere tutto quello che potresti darmi come informazione su dove si trova, come rubarla, come impossessarmene, ecco. Non sarà semplice, ma per compiere questo enorme atto dovrei prendere questa pillola. Pillola? Ma di cosa stai parlando? Alice, tu sapevi di una pillola? No, non lo sapevo. Oh, cavolo. Che faccio? Mi fido? Io non mi fiderei molto. Oddio. Però vedi tu. Credo di non avere alcuna alternativa. Ma siamo sicuri che stiamo parlando della stessa cosa, giusto? Sì, la moto dell'elemento del fuoco, corretto? Sì, proprio lei, sì. Ora prendila. Ok, ok, la prendo. Allora, prendo la pillola. Ci vediamo dall'altra parte, Alice. Ah, oddio. Oh mio Dio, adesso? Oh mio Dio. Perché tutto trema? No, 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 no. No, che succede? Che cosa caspita sta succedendo? Dove sei, Alice? Alice! Dove sei, Alice? No, 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 no. No, 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 no. Che cosa ho fatto? Oddio, che cosa ho fatto? No, no, aspetta, aspetta, aspetta. Scusatevi. Scusatevi voi, non è che per caso sapete che cosa caspita è successo? Oddio. Oddio, 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 mi sento da svenire di nuovo. Oddio. No, 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 no. Mamma. Mamma, aspetta, 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 aspetta.
Oddio, sento una sirena! La sentite anche voi, una sirena? Scusatemi, sentite una sirena anche voi? Oh, questi non mi rispondono, non mi rispondono! Oh, cosa sta succedendo a tutto? Ok. Devo salire sulla cima, No, che cosa sta succedendo? Cosa ho fatto? Perché ho preso una pillola da una persona sconosciuta? No, aspetta. Oddio. Forse sto andando all'inferno. È lì che devo prendere la moto del fuoco. Non ne ho la più pallida idea, ragazzi, ma io mi piace questa situazione. Aspetta. Oddio, onnipresente, onnipotente, ti prego, Kiflom. Lasciami stare. Ti prego, Kiflom, evita che io... No, non mi sento mica tanto bene. Che cosa è successo al sole? Aspetta, no. Un secondo solo. Oh, queste non penso siano normali. Queste meteoriti non penso siano normali. Wow, è tutto che prende fuoco. Ma stanno cadendo persone. Sono veramente all'inferno. No, ti prego, no. Oh, cavolo, no, sono caduto. Oddio, sono in piedi, la mia mano. Perché vedo la mia mano? No, sto volando. No, tutto che va a fuoco. Oddio, no, aspetta. Sto volando, non ci credo. Oh, cavolo, non ci posso credere. Oddio, no. Che succede? Sono all'inferno. Che dolore. Mio Dio. Oh, mio Dio, cavolo. Guardate che caspita di moto. Non ci posso credere. Ho la testa infuocata anche. Aspetta. Ok, non ci credo. Sono veramente riuscito a ottenere la moto del fuoco. Però magari, ecco, la prossima volta devo cercare di tenermi più in equilibrio. Oh mio Dio, ma c'è Alice. Alice! Oh mio Dio, ma chi sei tu? Sono io, Roberto. Alice, sono io, Roberto. Oddio. Guarda che moto mi hanno dato. Ma perché sei tutto il fuoco? Perché non lo so, perché mi sono svegliato così. Ma che fine a posto? Io sì, ma che fine ha fatto il genio, il mago, il tizio? È scomparso quando sei svenuto. Non ci posso credere, guarda. È la moto dell'elemento del fuoco. Ok, prova a salire su questa. Vedi se riesci a... Cosa? Poi prendo fuoco anch'io. Prova, non credo. Ok, no, devi tornare a piedi di nuovo, mi dispiace. Ma Dio. Attenta alle fiamme. Ok, io direi che vado a riportare la moto nel nostro bunker. E abbiamo salvato anche questa, che dici? Sì. Ce ne manca solamente una, Alice. Solamente quella della terra. Pronto, salve, sì. Mi chiamo Giuseppe Farina. Ecco, sì, volevo solamente dirle che sono interessato alla moto che ha messo in vendita. Ma esattamente dove dovrei venire a vederla? Ah, ok, mi manda l'indirizzo? Ok. Grazie, arrivederci. Ok, grazie. Alice! Adesso mi manda l'indirizzo. Sì, mi ha risposto, mi ha detto che mi manda l'indirizzo preciso. Perfetto. Ok, perfetto. Allora, aspettiamo l'indirizzo, direi. Poi andiamoci a studiare un modo per rubarla. Oh, è arrivato il messaggio, è arrivata la posizione. Andiamo. Oh, perfetto. Vieni, andiamo prima che sia tardi, prima che la venda qualcun altro. Ok, in teoria dovrebbe essere dentro quel magazzino. Lo vedi quel magazzino laggiù a due piani? Lo vedo. Ecco, sì. Credo sia lì. Adesso non so che collegamento ci sia tra lì e il sotterraneo di Los Santos, ma adesso lo scopriamo, che dici? Andiamoci direttamente, okay. Vediamo un po' che cosa riusciamo a scoprire. Ok, siamo arrivati. Allora, come ce la gestiamo a questo punto? Perché secondo me sarà un bel casino. Mettiti... si sta prendendo automaticamente anche qua. Nasconditi. Ok. Oh mio Dio, tu non sei pronta a vedere quello che c'è dentro qua. Fammi vedere. Non sei pronta. Guarda che cos'è? Cos'è. È una rampa che dà di sotto, tipo. Oh mio Dio. Aspetta, avvicinati lentamente, mi raccomando, lentamente. Oh mio Dio, questo non è un vero capanno. Che paura. Prova ad entrare lo stesso. Anche se hai paura. Ok, attenzione, non so se sei pronta al fatto che ci sarà da camminare su delle grate trasparenti. Ma io sono con i tacchi, scusa. Vabbè, ce la farei lo stesso, dai. Vieni. Possiamo scendere con la moto? In effetti, hai ragione. Ok, ci sei? Ci sono. Perfetto, andiamo giù. Lentamente. Oh mio Dio, c'è letteralmente una rampa qui.
Piano, piano, piano. Oh. Ma che caspita di posso... Non ci posso credere. Cioè, siamo letteralmente nei sotterranei di... Lo Santos, come diceva l'annuncio. Oh mio Dio. Finish. Ma che caspita di posto siamo finiti? È pieno di stalattiti e stalagmiti. Più stalagmiti che stalattiti. Non vedo nemmeno il fondo, ma... Oh, cavolo. È profondissimo. Non ho mai sentito un posto più umido di questo. Siamo letteralmente dentro la terra ed è qua quindi che nascondono la moto dell'elemento della terra. Okay. Dobbiamo trovarla, qui è un posto gigante. Infatti, dobbiamo riuscire a trovarla però. Cosa? C'è scritto finish anche lì. Aspetta, di nuovo. No, aspetta, no! Oh. Oddio. Alice? Sei vivo? Dove sei? Vedo tutto nero. Oh no! No! E adesso? Oh! Oh! Non ci credo, sono dentro un tunnel a bordo della moto! Ah! Non ci credo! Cosa? Qua c'è qualcosa che non va! Questo è Kiflom! Non è possibile! È di nuovo buio! Ci deve essere Kiflom dietro tutto questo! Non ci credo! Ho anche la moto della Terra! Ho completato il set! Io e Alice abbiamo completato il set! Alice? Che fine ha fatto Alice? Oh no, aspettate! Devo tornare lì nel tunnel, mi sa che l'ho lasciata nel tunnel a buio da sola. Oh no, 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 devo tornarci. Oh cavolo, Alice, 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 Alice. No, che fine ha fatto? Perché il tunnel finisce da questa parte? Non ci credo. E ora che fine ha fatto Alice? Ok, devo tornare lì dove c'era l'annuncio. De che caspita di fine ha fatto l'annuncio? Non riesco più a... non ho più il telefono. Aspetta, devo tornare lì, mi ricordo dov'era. Alice, Alice. Ok, ci sono. Ci sono, ci sono, ci sono, eccola! Adesso la salvo! Oh, mamma! Oh, mamma mia, meno male che ho uno spuntone! Oh, cavolo! Alice! Ah, Alice, apriti! Stupido cancello, apriti! Oddio, è chiuso! È chiuso! Oh, no, 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 perché? Che fine ha fatto? Che fine ha fatto? Devo riuscire a... Non riesco ad aprirlo! Alice, è intrappolata! Ok, prima che faccia buio, ragazzi, riportiamo la moto elementare... di nuovo dove? Al nostro bunker, ma che fine ha fatto Alice? Oh mio Dio, ragazzi! Se volete che io nel prossimo episodio vada a salvare Alice, allora scrivete Alice qua sotto nei commenti. Se arriveranno almeno 400 commenti del genere, allora andremo a salvare Alice nel prossimo episodio. E detto ciò, ragazzi, grazie mille a tutti quelli che hanno lasciato un like. Iscrivetevi e non perdetevi questi due video qua. O questo. Scegliete voi quale vi piace di più. Uno dei due andrà benissimo. E detto ciò, ragazzi, grazie mille. Arrivederci.